Ok, finalmente abbiamo sistemato il problema delle bamboline. E ora ho anche un nuovo Pip-Boy in 4K completamente black. Anche se i tasti sono un pochino... però fa la sua porca figura almeno. E ora abbiamo i nostri tanto agognati 10 punti in intelligenza. Beh, visto che ce l'hanno chiesto... potremmo anche dedicarlo un piccolo giro agli archivi nazionali. Nostro padre si trova al Jefferson Memorial, in teoria. Quindi un giro per gli altri siti storici potrebbe essere una buona idea. Magari è la volta buona che impariamo qualcosa sulla storia. Questa volta un giro nella metropolitana però mi tocca. Oh oh, attenzione, gente in vista. Beccatevi questo, stronzi, kaboom. Eccone uno andato. Eccone due. Facciamo il tris. Facciamo il tris. Pugilato illustrato. È sempre bene tenersi informati. Buongiorno. Peccato che non vedo nulla. Sì, consegna speciale per voi. Ferma lì, dove scappi? No. Ecco fatto. Questo fucile è bellissimo, il problema è solo uno. Non riesco a vedere a cosa sto sparando. Ehi là? Sì, è proprio un peccato non sapere a cosa sto sparando. Buongiorno a lei. Ecco fatto. Ah, che bello, munizioni gratis. Ehi là, buongiorno. Vedo che proprio ce ne freghiamo, della gente. Salve a lei, signorina. Neanche il tempo di respirare. Razza di idiota scopperebbe con un predatore. Di sicuro non io. Dov'è il ghoul? Hello, motherfucker. Ma da dove sei uscito? Da dove è uscito questo? Oh, arriva gente. Beccatevi questo, stronzi. Ecco qua. Addio a uno. E addio anche all'altro. Volevate fare i furbi, eh? Certo che le metropolitane in America sono veramente incasinate. Però perlomeno ti permetto di vedere tanti nuovi posti. Allora, gli archivi nazionali sono da quella parte. E addio al supermutante. Porca puttana, che è successo? Ah, quanto è soddisfacente vedere esplodere le cose e tu non sei in mezzo all'esplosione. Già, quando non sei in mezzo all'esplosione. Ed eccoci arrivati, gli archivi nazionali. Signori, oggi entreremo nella storia. Come lo stronzo che ha rubato un pezzo di carta. Un pezzo di carta molto importante. Io farei molta attenzione. Non sappiamo cosa potrebbe trovarsi qua dentro. Ad esempio, cos'è che sta facendo questo schifido di rumore? E addio alla tipa, Sydney. Porca miseria. Sì, mi sa che è troppo tardi per chiedersi qualsiasi domanda ora. Difendi la rotonda. Chi se l'aspettava un attacco a sorpresa? E Sydney dov'è finita? Ah, eccola qui. Troppo tardi per chiederselo ora. Scusami se prima ti ho sparato. Non volevo. Sai com'è, vorrei evitare di esplodere. Questa volta... permettimi di evitare la mia morte. Aia! Ah, ragazza mia. Sarai la mia condanna, tu lo sai, vero? Forse averti ammazzato non era una così cattiva idea. Visto che sono sempre io a subirne le conseguenze, fammi almeno stare al sicuro. Brutta pazza. Beccatevi questo, bastardi. Perché? Perché ne subisco sempre io le conseguenze? Ecco fatto, Sydney. Beccati questo, tu con quel lanciarazzi. Porca troia. Oh, finalmente possiamo salutare quello grosso. A me sembra che ancora ci dobbiamo difendere. Poi non so te, missione compiuta. Mica tanto.
Oh, Sidney, mi hai quasi fatto ammazzare, sappilo. Però almeno anche oggi ci ho guadagnato qualcosa. Ma dove le trovano tutte ste armi, sti qua? Ora, mi puoi dire perché sono quasi morto per proteggerti? Wow, vedo che te la cavi egregiamente a sparare. Sì, e tu a mettere le mine a cazzo di cane. Scusami, che idiota. Sono Sidney. È un piacere incontrare un altro cacciatore di reliquie. Aha, quindi siamo qui per lo stesso motivo? Sono solo di passaggio, tra virgolette. Di passaggio? Avanti, sappiamo tutti e due che questo è il luogo in cui è nascosta la dichiarazione di indipendenza. Ho una notizia per te. Non riuscirai mai a recuperare il documento senza il mio aiuto. E ne siamo sicuri perché? Semplice. Uniamo le nostre forze, troviamo la dichiarazione, poi torniamo a Rivet City e dividiamo la ricompensa. Ho studiato le mappe di questo posto. Senza di me girerai senza meta. Che ne dici? Che ne dici se ti sparo alla schiena, visto che mi hai quasi fatto ammazzare? Quasi quasi. Sai, se ci dovessi ripensare, potrebbe essere un bel modo per farla andare via. Ok, bellezza, sono pronto. Sono andato a svuotarmi. Cos'hai per me? Ok, la dichiarazione è al sicuro nella stanza blindata sotterranea degli archivi. C'è un montacarichi nascosto proprio qui nel centro della rotonda. Ho passato alcuni giorni a violare la protezione con il mio terminale remoto. Quando hai fatto, digita la password e muoviamoci. Ma certo. Mantieni la concentrazione. Andiamo allora. E forse ce la facciamo. Forse, speriamo Sidney. Attiviamo il montacarichi. Oh oh, ecco come funziona. Scendiamo. Quanto è pericolosa questa zona. Porca miseria, sono entrati anche qua sotto. Hai mai visto 300? Queste sono le termopili. Certo è che se mi dai una mano è anche meglio. Fai attenzione qui. No, ti devi levare da là. È troppo tardi. Sta per esplodere. Sì. Anche lui sta per esplodere. Tu stai bene? Ehi, non mi rubare il bottino. Mitragliatrice a canne rotanti Avenger. Ma buongiorno. Oh, attenzione. Hai visto che bravura? Questa è la lunga strada per l'ala est. Suggerisco di tornare. Oh! Aiutami! Sì, lo so che è la strada lunga, ma sai, sto cercando roba buona. Mica esiste solo la missione, Sidney, che cacchio. Sei o no una cacciatrice di tesori? Ma... scusami? Ma Sidney! Che cacchio combini, donna? Che fine ha fatto poi? Beh, fantastico, è crepata Sidney. È svenuta perché gli è finita addosso un pezzo di montone. E niente, Sidney è rimasta svenuta da qualche parte intanto. Facevo prima a farmela da solo questa missione. Oh, scusami, non ti avevo visto. Aspetta, vediamo se... sì, ce l'ho fatta in pieno a colpirlo. Ma me la sono presa anche io. Ben ritrovata, Ti sei persa una gran bella mossa da parte mia, sai? Oh, siamo saliti di livello. I predoni, gli sporcaccioni e i tribali ti danno fastidio. Gli farai il 15% in più di danno e avrai un bonus al VATS. Beh, non è male, ma servirebbe qualcosa contro i supermutanti ora. Credo che la quantità massima del livello sia 5 a questo punto, visto che ha classifiche 5. Non ci avevo fatto caso fino ad ora. Va bene, uno lo prendiamo. E visto che non c'è nulla per i supermutanti, prenderò questo. Toh, un ariete. Attenzione! Ah, a te ti hanno colpito? E io cosa dovrei dire? Vediamo se riusciamo ad aprirla. Perfetto, facile. Ma torniamo a noi, Sidney. C'è troppo gas qua in giro. Fermati lì, ferma. Ecco fatto. Troppo gas. Porca miseria. Ci sono anche fin troppi robot. Vediamo se riesco ad aggirarli. Dove sono finiti i robot che erano qua? Ma scusami. Da dove sei apparso tu? Sidney è KO. Sì, non è stata una gran bella idea. Pensavo di essere più lontano. Meno male che il fucile del nostro nuovo migliore amico è molto forte. Porca miseria. Non abbastanza però. Mi sa che ci conviene andare con l'armamento pesante. Prima uno. Poi anche l'altro. Devo muovermi. Sparare.
Tu da dove stavi arrivando, scusami? Questo criobot, madonna mia, che esagerazione. Sidney, sai che se non fosse che mi servi ti sparerei già in fronte? Ecco fatto. Ah, ti prego, qualche munizioni, qualcosa di buono mi serve. La Magna Carta, eh? Beh, non è quello che voleva, però schifo non può fare, giusto? Ah, maledizione Sidney. Buonasera, non sono qui per fare del male. Hai eluso i nostri migliori soldati e saccheggiato la mia casa. Ma non ho ancora iniziato a combattere. Non posso permetterti di rubare la nostra libertà. Signore, non sono qui per rubare la libertà. Qui. È un simbolo di speranza che grida siamo una nazione libera. Posso immaginare. Lei è il signor Button, colui che ha firmato per secondo la dichiarazione. Vedo che la mia fama mi precede. Bene. Questo dovrebbe farti capire che con me non si scherza e che la mia lealtà verso gli Stati Uniti è leggendaria. So che le tue capacità in combattimento superano di gran lunga le mie, ma lotterò fino alla morte se devo. E allora perché combattere? Stocchi, pistole all'alba, sputerrospo. Possiamo arrivare a un compromesso? Abbiamo preparato un falso della dichiarazione da spedire in Gran Bretagna. Ci darà il tempo per portare sano e salvo il documento fuori di qui. Mi piacerebbe essere a corte quando Re Giorgio scoprirà di aver sprecato tutte le sue risorse per un falso. Dobbiamo maledizione. Stare attenti. Gli studiosi inglesi si accorgerebbero immediatamente che si tratta di un falso. Qualsiasi cosa per ingannare quei maledetti inglesi. Se mi portassi un po' di inchiostro ferrogallico, potrei farne un duplicato perfetto. Il posto migliore per trovare qualcosa è la biblioteca di Arlington. Ecco perché non mi è riuscito. Proverò a cercare l'inchiostro. Ottimo. Per favore, affrettati a rientrare. Sidney, che facciamo? Senti, se pensi di poter ragionare con lui, fa pure. Il mio consiglio? Fagli saltare quella dannata testa. È ovviamente in avaria. Comunque sia, lascerò decidere a te. Qualunque cosa ci avvicini alla ricompensa, per me va bene. Vabbè, andiamo. Ti copro le spalle. Ma che bella parrucca. Mi sta veramente d'incanto. Beh, la biblioteca è un po' lontana, però si potrebbe anche fare, che dici? Quindi tu mi segui? Nonostante quel fucile non si tenga così? La biblioteca di Arlington. Alto là. Quest'area è sotto il controllo della confraternita d'acciaio. Vattene immediatamente. Mi dispiace, ma non posso. Forse potremmo esserci vicendevolmente d'aiuto. Oh, senti, ho bisogno solo dell'inchiostro. Nell'ordine della parola, ho da farti una proposta, se ti interessa. No, non mi interessa. Molto bene, ma ascoltami prima di andare. Il mio compito è quello di recuperare libri non danneggiati per integrarli agli archivi della cittadella. Se ne trovi qualcuno nel corso dei tuoi viaggi, portali da me e ti ricompenserò. E non ti farò domande su come li hai trovati. D'accordo. È la mia proposta. Adesso vai e sii forte. Mi troverai qui se hai bisogno d'aiuto. Certo, lo farò. Se solo questa è la nostra richiesta, lo faremo. Sto cercando dell'inchiostro, sa dov'è? Sono sorpresa che quella vecchia roba interessi ancora a qualcuno. Potrebbe essercene un po' nel vecchio laboratorio di restauro, qualche ponte più in alto. D'accordo. Solo fa attenzione lassù. Penso che potrebbe essere infestato dai ratti e dagli scarafaggi. Ah, che novità. Ci penseremo io e il mio magico bastone. Eccoli qua gli scarafaggi. Dopo aver ucciso... Aiutami. Dei supermutanti, questo è il meno dei problemi. Oh, un libro della scienza. Ma guarda, un libro non danneggiato. E che ci fanno dei predoni qua dentro se ci siete voi della confraternita? Ma scusatemi, voi siete qua a pattugliare e ci sono dei predoni qua dentro? Viva la sicurezza dell'acciaio. Ops, ecco. Forse dovrei fare più attenzione quando mi muovo. È ora di farti a pezzi! Ti ho trovato. Porca troia, questo è un idiota. Che usa un lanciarazzi al chiuso. Ah sì? Cretina del... Cacchio. Ecco qua un'altra serratura aperta. Pistola Sig Sauer. Ok, na... Pistoletta semplice. E in tutto ciò io non riesco a trovare del maledettissimo inchiostro. Un altro bel libro per noi. Altri steampack per noi. No, scusami, ti stavo per sparare male, tra l'altro. Non mi puoi apparire così all'improvviso, però, eh. Un'altra overdose di meth, fantastico. Grazie dell'aiuto, fratello. Oh, l'inchiostro, perfetto. Prendiamoci tutti sti libri che non sono bruciati. Glieli diamo alla tipa così sarà contenta. Ottimo.
Ecco la tua ricompensa. Porca troia! Fanne buon uso e torna con il maggior numero possibile di libri. Tutti quelli che vuoi ti porto. 800 tappi per 8 libri. Eccomi di ritorno. Ce l'hai fatta! Certo che ce l'ho fatta. Procurami l'inchiostro e ti preparerò un duplicato della dichiarazione di indipendenza. Ecco qui, un duplicato perfetto. Questo darà del filo da torcere al vecchio George. Quali sono i prossimi ordini del congresso? Ma guarda, non lo so, tienila al sicuro. Sarà fatto. E ora usciamo di qui. È tempo di farsi pagare e quindi di ubriacarsi. Da qualche parte qua attorno dovrebbe esserci un ascensore per raggiungere il livello superiore. Fantastico! Quindi questa è la vera dichiarazione di indipendenza. E cosa succederebbe se me ne appropriassi? A quanto pare assolutamente nulla. È un racconto di venditori di carne. Cosa ci fa qua dentro non lo so. Signore, la ringrazio. Beh, non so quali sono le tue intenzioni, ma io vado a Rivet City. Tu vieni con me? Fratam, ho delle belle notizie per te. Spero che tu sia contento. Abbiamo la dichiarazione di indipendenza. Oh, signore, non me lo sarei mai aspettato. Mi ha veramente colpito. Voi due avete guadagnato il vostro posto negli annali della storia americana, certamente. Sarete ricordati per questo grande giorno. Darò a Sydney ciò che le ho promesso. Non è necessario che te ne preoccupi. Goditi la ricompensa, te la sei meritata. Sì, ma io vorrei sapere qual è la sua di ricompensa. Te, c'ho anche la carta magna, la vuoi? Sebbene vi fossero numerose copie del documento, non mi sarei mai aspettato di trovarne una intatta. Cosa ne dici di 75 tappi in cambio? Cosa ne dici di darmi di più? Grazie mille! Mi pagano di più per i libri. Beh, allora suppongo che questo sia un addio. Torna quando vuoi. Ma vaffanculo.